Se vuoi cercare conforto tra le braccia di un'altra, non me la prenderò. Kila, sarà più facile per entrambi. Però comportati bene, ok? La nave è piccola e le voci circolano in fretta. Oddio, che situazione complicata. Donne. Donne. Sarebbe tanto facile se solo non fossi così stupendo. Qualcosa di nuovo? Il sistema di riconoscimento è quasi pronto, Shepard. Ma prima devo testarne l'impatto sui sistemi della Normandy. Consiglio di prendere la navetta per raggiungere la prossima destinazione. In realtà non abbiamo una vera e propria prossima destinazione. Anche perché non abbiamo più missioni da fare. Questo potrebbe essere un problema. Allora abbiamo fucile precisione Get. Ah, per il membro della squadra, Legion ottiene il fucile antimateria Widow? Un altro con il Widow? Ah, fantastico. Vai. Potremmo fare un altro Team Sniper? Attenzione, Team Sniper 2.0. Licenza di scudi Get. Vai, vai, ricerca. Abbiamo tutto ricercato più o meno. Qualche news da... Non credo, eh. Shepard, come posso aiutare? Hai un minuto per me? Sì, questioni personali in realtà. Conversazione con nipote. Ah, sì? Elitista promettente. Appena compiuto 16 anni. Lavoro universitario. Segue i miei passi. Dovuto mentire su mie azioni. Non sembrava convinto. Non importa. Piacevole sentire sua voce. Ah, gli hai mentito? Beh, è normale. Qualche tuo familiare sa che cosa hai fatto in passato per il governo? No. Sanno che mento, ma non indagano. Giusto. Salarian, specie curiosa, ma abbiamo segnali sociali. Nascondiamo due tipi di segreti a familiari. Primo tipo personale o basato su colpa, stimola al sospetto, esplorazione. Enigma da risolvere, ricompensa per curiosità, intelligenza, dramma. Altri segreti più seri, pericolosi se scoperti, segnali scoraggiano curiosità per proteggere famiglia. Cioè praticamente quando avete un senso di colpa in qualche modo incoraggiate gli altri a scoprirli e a... Come un serial killer che vuole essere scoperto? Cioè... Allora perché tutti non emettono segnali di pericolo? Così ogni segreto sarebbe al sicuro. Livello inconscio, sociale, riflessi fisici spontanei. Impossibile simulare. Esempio, sbadiglio percepito come contagioso tra umani. Soggetto osserva sbadiglio. Impulso sensoriale disattiva regione periamigdalare sinistra. Soggetto reagisce con sbadiglio. Empatia sociale. Funziona anche per cani. Okay. Salarian che simulano segnali per scoraggiare curiosità come umani che simulano sbadiglio. Possibile, ma efficacia limitata. Interessante. Hai parlato con lui perché temi di non tornare indietro vivo? No, so che sopravvivenza è improbabile, ma in realtà necessità di legame familiare. Difficile immaginare galassia. Troppe persone, senza volto, statistiche, facile spersonalizzare. Utile solo se incarico spiacevole. Per questa battaglia voglio legame personale. Impossibile antropomorfizzare galassia. Ma posso pensare a nipote prediletto, combattere per lui. È un ottimo motivo. Tuo nipote ha 16 anni e lavora già all'università. Beh, è una hanno specie di 40 genio. Anni di vita no. Loro. Aspetta, non voglio insultarlo. Sì, ma non come intendi tu. Vita Salarian molto bene. Esatto. Adulti crescono rapidamente per vostri standard. Non superano 40 anni. È quello che stavo dicendo, cioè... Non è che è grande, è che probabilmente matureranno prima. Sono felice che tu abbia parlato con la tua famiglia. E anche della nostra chiacchierata, Mordin. Onorato di essere con te, Shepard. Già aiutato a difendere Galassia con genofagia. Lavoro sporco, eticamente ambiguo, problematico. Missione collettori più semplice, pulita. Sarò fiero di vedere filmato biografico su Mordin Solus. Se non moriremo tutti, in tal caso orgoglio postumo. Ciò nonostante, grazie. Capisco. Orgoglio postumo è una possibilità, Mordin. È una possibilità. Ora, di qui non credo che abbia senso continuare a parlare con tutte quelle persone che già ci avevano detto che non c'era nient'altro, vero? Comandante, posso aiutarti? Giusto per capire velocemente, ci stai, sì, ok. Pronto, parleremo, comandante. Non mi pare ci fossero molti altri dialoghi lasciati aperti.
Ora, non abbiamo la prossima destinazione e non abbiamo i soldi che ci servono per Tushanka, purtroppo. Il sistema di riconoscimento è quasi pronto, Sì. Shepard. Ma prima devo testarne l'impatto sui sistemi della Normandy. Sembra che il segnale di riconoscimento Ah! dell'iniziatore sia finalmente pronto. Non è del tutto esatto, signor Moreau. Il congegno è alimentato, ma causa una certa instabilità imprevista in altri sistemi. Consiglio analisi più accurate prima di provare a utilizzarlo. Tempo stimato? Non possiamo rimandare per sempre la missione. Quanto ci vorrà? Una scansione completa? Questa roba chi può dirlo? Forse faresti meglio a prendere la navetta per questa missione. Farò in modo che sia tutto pronto per il tuo ritorno. Comandante, sono Miranda. Ho già informato la squadra, ci incontreremo sulla navetta. Quando saremo più vicini alla nostra destinazione, potrai decidere chi portare con te. Hai pensato a tutto. In tal caso immagino che scenderò alla navetta. Joker, la nave è tutta tua. Abbine cura. Agli ordini, comandante. Scenderò alla navetta. Non ho memoria di ciò. Tra l'altro, dove stiamo andando? Ti sto dicendo, Ida, che le tue rilevazioni sono sbagliate. Sono solo Ho radiazioni, rilevato un segnale rumore di nascosto nei fondo. disturbi statici. Stiamo trasmettendo la posizione della Normandy. Trasmettendo? E a chi? L'uomo misterioso? No. Oddio! Ah, merda. Di nuovo? Ma ora non ci siamo noi, ci sta solo Joker e Ida? Oddio, Joker. Andiamocene. I sistemi di propulsione sono disattivati. Rilevo un virus nei computer della nave. Dal segnale di riconoscimento, perché non l'hai eliminato? I sistemi difensivi principali sono offline. Possiamo salvare la Normandy, signor Moreau, ma deve aiutarmi. Mi affidi la nave. Cosa? Sei pazza! Ci manca solo che tu cominci a cantare Daisy Bell! Sbloccando i miei database interdetti, potrò avviare le contromisure. Il condotto di manutenzione nel laboratorio scientifico la porterà al nucleo IA. I corridoi principali non sono sicuri. I collettori hanno abbordato la nave. Le luci di emergenza la guideranno, signor E questo è quello Moreau. che temevamo. Radiazione. Dare piano contro la Ida. E ora noi siamo Joker! Ricordiamoci che abbiamo un grave problema, le nostre rosticine potrebbero rompersi davvero molto Merda. semplicemente. Ok, seguiamo le luci, Ida ci sta illuminando il cammino. Quindi non vedo... Oddio! Cercheremo di tenerlo occupato. Sì, Presto, Joker, immagino... vai! Oddio! L'ingegnere Atle... Merda. Sappiamo tutta la storia della sua famiglia praticamente. Merda. Cavolo! Ci siamo fatti prendere davvero a brache calate. Non era pronto a tutto questo, volevo andare a fare spese su Tushanka. Rilevati diversi nemici sul ponte equipaggio. Joker, il ponte brulica di quelle cose. Stammi Dici? vicino, ti proteggerò. Perché dubito? Oh, diavolo! Merda. Ufficiale Chambers. Oddio, una progenie. Reattore a fusione principale offline. Attivazione delle celle di carburante H di emergenza. Oh, Che diavolo. merda! Sì, sono d'accordo. D'accordo, sono da te. Connetta il nucleo al modulo di controllo primario della Normandy. Fantastico. Vedi, si inizia sempre così. E quando saremo tutti delle batterie organiche, indovina chi incolperanno? Matrix. È tutto colpa di Joker. È stato un vero imbecille. Ho passato tutto il giorno a calcolare pi greco perché lui ha connesso la dominatrice. Ah, ho accesso ai Ah. sistemi difensivi. Grazie, signor Moreau. Ora deve riattivare il nucleo primario sul ponte macchine. Vuoi che io torni a strisciare in questi condotti? Mi piace vedere voi umani in Oddio, ginocchio. Ida, non è il momento.
Era uno scherzo. D'accordo. Il condotto alle sue spalle la porterà al ponte macchine. Buona fortuna. Sì, buona fortuna porta sfiga in genere, non dirlo più, Ida. Quello dovrebbe essere il nostro percorso? Mi stupisce più che altro che non abbiano già distrutto la nave. Cosa gli serve? Vogliono catturare qualcuno vivo? Vogliono interrogare? Vogliono trovare Shepard? Presenze nemiche sul ponte macchine. Sono dirette verso la stiva. Ah, che bello! Ok, per fortuna comunque non c'è Jack. Oddio, le ombre! Dimmi che non mi state vedendo. Dimmi che non mi state vedendo. Che roba è? Ci sono delle bestie che non abbiamo mai visto. Che cavolo? Ah, hanno preso dei corpi! Attivi il motore e io aprirò tutti i portelloni mentre acceleriamo. Tutti i nemici saranno eliminati. Cosa? E che ne sarà dell'equipaggio? Eliminati. Non ci sono più, Jeff. I collettori li hanno presi. Ah, merda. È andata proprio male. Sigillo la sala macchine. Ho il controllo. Epurazione completata. Nessun'altra forma di vita a bordo. Chiusura portelloni estiva in corso. Mi è andata proprio male. Invia un messaggio alla navetta di Shepard. Digli cos'è successo. Messaggio inviato. Si sente bene, Jeff? No, ma grazie per avermelo chiesto. Ok. Ok. E diciamo che quindi non ci sta più molto tempo da perdere prima di attaccare i collettori, vero? Hanno fatto un passo molto lungo. Spero più lungo della loro gamba. Tutti quanti? Hai perso tutti quanti e hai quasi perso... Non dai la colpa a Joker, Miranda. Lo so, d'accordo? Io c'ero. Non è colpa sua, Miranda. Nessuno di noi se n'era accorto. Il signor Taylor ha ragione. I dati nocivi contenuti nel nucleo dei collettori erano ancora più sofisticati del virus a scatola nera inviato dal razziatore. Come sta, Joker? Ho sentito che è stata dura. Come ti senti? Ci sono un sacco di sedili vuoti qui. Abbiamo fatto tutto il possibile, Jeff. Già... Grazie, mamma. Dobbiamo salvare l'equipaggio, è vero. Molti li hanno presi per convertirli in mutanti o quelle cose lì. Credo sia giunto il momento di anticipare il nostro viaggio sul pianeta natale dei collettori. Il sistema di riconoscimento è pulito e online. Con Ida collegata possiamo varcare il portale di Omega 4 quando vogliamo. Non voglio neanche discutere sulla liberazione di una dannata IA. Cosa potevo fare contro i collettori? Spezzarmi il braccio contro di loro? Ida ha ripulito la nave, è a posto. Vi assicuro che sono ancora vincolata dai miei protocolli di programmazione. Anche se non lo fossi, voi siete il mio equipaggio. Forse è una cavolata, ma a questo punto mi fido di lei. Ha avuto tutte le occasioni per... diciamo, prendere lei davvero il controllo. Ida ha avuto diverse occasioni per ucciderci. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. Sembra che abbiamo tutto il necessario per salvare l'equipaggio. Abbiamo fatto tutto il possibile. È tempo di andare ad affrontare i collettori. Non ancora, perché voglio andare sotto Cianca? Reggio come scusa? Non ancora. Darò presto l'ordine. Raggiungete le vostre postazioni e tenetevi pronti. Vorrei anche parlare con tutti voi. Quando sei pronto, consulta la mappa, comandante. State buoni, vorrei fare un giro... 121.000. Vorrei fare un giro un attimo per capire la situazione. Shepard, come posso aiutare? Hai un minuto per me? Tue interruzioni e continue notifiche di Ida su pericolosità esperimenti per intero equipaggio... Ok! C'è altro? No. Ti lascio lavorare. Sono qui in caso di bisogno. Forse con gli altri non c'è... Voglio parlare con Joker, quantomeno. Non so se cambierà nulla adesso. Forse no. Parliamo con Jack.
Joker e vediamo se ci sta qualcosa di nuovo. Comandante, mi dispiace per l'equipaggio e... No, anzi, non mi dispiace affatto. Perché ci vuoi mollare qui fuori, in balia dei collettori? Sai una cosa? Forse dovrei... Dovrei andarmene. Sparire dalla circolazione al prossimo spazioporto. Non puoi. Non intendeva veramente, Jeff. Io... No, ma... Mi ha fatto sentire meglio. Mi dispiace, comandante. D'accordo, sto bene, sono pronto. Pronto a salvare la galassia. Come stavo per dire, Joker, tu non puoi perché sei l'unico pilota di cui mi fidi. Quindi non hai il permesso di lasciare la nave. So quanto è stato pericoloso. Se hai bisogno di tempo, basta dire... Non abbiamo tempo, in realtà. Ah, non fare così. So di essere stato fortunato e non ho certo bisogno di tutte queste smancerie. I timori di Shepard sono giustificati, Jeff. Potrebbe aver subito diverse fratture da stress. Non per niente prendo quelle pillole, Ida. È peggio di mia madre. Fammi sapere se ti serve qualcosa, Joker. Certo, comandante. Comunque posso contare su Ida. Addirittura? Ormai il loro rapporto di fiducia è davvero schizzato alle stelle e in realtà lo credo bene. Ora, sì. Facciamo giusto un salto in cabina anche per vedere che tutto sia in ordine. Terminale privato, qualche cosa da leggere? Trasmissione criptata. Ah, comunque non abbiamo più nessun altro dell'equipaggio. Oddio, ma quindi anche... Kelly? Come si chiamava, oddio? Quella ragazzina carina che ci dava da mangiare i pesci. Nessuno ci darà da mangiare i pesci. Perché penso a questo? Sono una persona orribile. Da uomo misterioso, Shepard, ho saputo dell'attacco. È un insulto diretto da parte dei collettori. È un segno della loro paura. La perdita del tuo equipaggio è devastante, ma ricorda che hanno accettato questa missione conoscendone i rischi. Miranda probabilmente ti ha suggerito di rinviare la missione di soccorso fino a quando non sarete completamente preparati per attraversare il portale di Omega 4. Lo so che sei impaziente di partire, ma precipitarti lì senza i dovuti preparativi renderà vano il loro sacrificio. Quando vi sentirete pronti, avrete tutto il mio appoggio. Concludi la missione, Shepard. Nessun altro può farcela. Giustamente. Questo vuol dire che è anche l'ultimo momento per andare a leggere tutti i vari dossier dell'ombra? Non mi potete dare una mazzata del genere. Questo è molto tosto. Perché io li vorrei andare a leggere quei dossier. Cioè, so che è un po' complicato adesso. Criceto? Criceto ci sei, bravo. Pesci? Prendete del cibo. Non avete più nessuno che venga a darvi cibo, e quindi dovrò farlo io penso ogni volta per non farvi morire. Certo, il rischio qui è che la nave venga distrutta, quindi i pesci sono davvero l'ultimo dei problemi, ma... Ok. Quindi ora qui non abbiamo più ingegneri. No. Jack. Ehi. Dobbiamo discutere la nostra relazione. Ti avevo detto... Niente di nuovo, niente Sai di nuovo. Sì, non devi darmi subito retta. Gli darò sempre il fai con calma. Lo so, vorrei essere un po' più duro dopo tutto questo tempo, ma non ce la faccio a essere duro con lei. Poi avete letto quella poesia che abbiamo trovato nei fascicoli dell'ombra? Come si fa? In realtà è troppo fragile, Jack. Va bene. Ci sto pensando troppo. Andiamo su Tushanka. E poi, signori, sì, ho deciso, ci faremo una letta dell'ombra e non ci sarà un episodio speciale, perché ormai questo episodio è troppo centrale. Quindi ci leggeremo i fascicoli dell'ombra dopo. Perché sì, va fatto. Va fatto, non c'è... Sono cose troppo succose per non poterle leggere.